Di base l'intervista finisce quando finisci i popcorn. Molto bene. Quindi potrebbe finire molto presto. Finire stasera. Stasera, oppure in mezz'ora, giustamente. Quindi sicuramente di solito della media mezz'ora. E, ci siamo preparati alcune domande che vengono anche dalla community in realtà. Abbiamo chiesto un po', abbiamo messo il tuo profilo sulle nostre pagine, abbiamo anche raccontato agli studenti che cosa fai e la gente, a seconda del loro interesse, fanno le loro domande. Da graphic design agli eventi, come hanno influenzato la tua carriera e i tuoi studi allo IED? Ma guarda, allora, gli studi allo IED mi hanno influenzato al di là poi degli, come dire, degli skill professionali che io ho acquisito. Io ho fatto corsi proprio di grafica. Quello però che mi ha molto aiutato poi negli anni è stato l'aver acquisito questa capacità un po' di pensare in modo trasversale, no? Adesso si dice, no, out of the box. Quella è una cosa che mi è rimasta. Ti viene in mente qualche frase che hai sentito durante i tuoi anni allo IED che ancora ora fa parte della tua persona? Non so se questa frase l'ho sentita allo IED, però sicuramente la formazione che ho avuto qua mi ha portato anche a questo tipo di convinzione, no? Quindi di non accontentarsi mai delle prime cose, non accontentarsi mai di quello che ti sembra subito wow, bellissimo, no? Ma sempre fare un passo oltre, perché probabilmente a quella cosa ci hanno pensato già anche tutti gli altri. E questo è stato molto utile, per esempio, quando facciamo le gare o quando, no, siamo in situazioni di quel genere. Cosa consiglieresti alla prossima generazione di event managers o comunque di qualcuno che vuole fare una professione come la tua? Intanto bisogna avere sempre le orecchie costantemente aperte, non avere due occhi, averne quattro. Cioè, questo per dire che bisogna sempre avere i piedi ben piantati nello spirito del tempo, no? Nello zeitgeist, per qualunque esso sia, anche se non ti piace, anche se lì, no, ci sono tante cose che possono essere stridenti, no? Soprattutto quando si va avanti con gli anni, no? Diventa sempre molto più difficile riuscire ad essere sempre sul binario, no? del contemporaneo, no? di sentire tutti i cambiamenti addosso e, no? su di sé. Ma è una cosa molto importante, quindi non vuol dire perdere il senso critico o autocritico, però bisogna essere molto, come dire, sintonizzati sul tempo in cui si vive. Questo è fondamentale. Due persone, in vita o non in vita, con le quali ti prenderesti volentieri un caffè? Uno è il mio autore feticcio, tra l'altro morto 100 anni fa, che è Marcel Proust, perché insomma è il mio autore feticcio. E poi un altro che per stile, per capacità di cambiamento, per, come dicevamo prima, avere sempre le orecchie, nel suo caso poi particolarmente attento a quello che succedeva, è David Bowie. Sempre stato una spugna che ha assorbito tutto il meglio delle sue epoche, delle varie, no, decadi che ha superato e vissuto, però ha sempre poi rielaborato tutto questo dando sempre un valore aggiunto.